Bella zi. Dopo l'episodio di Amsterdam siamo a Barcellona per la seconda puntata di Cosa mangiano di italiano all'estero. Quella è stata brutta, eh? Cioè, la pizza finta Chicago style che era una zuppa, la carbonara con la rucola. Però per esempio la colazione ci è andata bene. A 8000 like, la prossima puntata è a Parigi. Già dicendo così ti è venuto un piccolo brivido lungo tutta la colonna vertebrale. Grazie quindi del like, del commento, del qualsiasi cosa tu abbia fatto. Incrociamo le dita. Magari anche questa colazione ci verrà bene, anche perché in hotel ci hanno detto che c'è proprio qua vicino una pasticceria che fa benissimo i cornetti all'ischitana. Cioè neanche pasticceria italiana, i cornetti all'ischitana. Faremo colazione, pranzo, merenda, cena all'italiana durante tutta questa giornata. La cena e forse addirittura anche la merenda saranno in aeroporto, quindi proprio il male del male, perché oggi torniamo a Roma. Iniziamo. Quella là è la Light Pasticceria. Oh, e mi sa che ci è andata bene anche la colazione in Spagna. Il proprietario italiano ci ha raccontato che i cornetti all'ischitana non li fanno più perché non piacciono ai locali. Come per esempio ci ha detto non mi piacciono i mirtilli o le amarene o le noci. Cosa che per esempio gli ha causato un po' di problemi nel vigneto di San Giuseppe. Abbiamo preso un cornetto, una sfogliatella e un babà. Cominciamo tagliando il cornetto che appunto non è ischitano, niente doppio impasto, ripieno di mascarpone e lampone. E non sembra scemo, eh? Non sembra scemo. Assaggiamo. Oh, veramente burroso. Si sentono tanto sia il burro che le uova, proprio come la ricetta originale del cornetto. Non è magari un dolce che andresti qua per forza a assaggiare, però si difende benissimo se passeggi qua accanto, cioè voglio dire un cornetto italiano. È un grosso taglio. Guarda pure la morbidezza. Ed è bello sbrodoloso. E mo andiamo avanti col babà. E eccolo qua. Dopo guardiamo i prezzi che non l'ho ancora presi. Direi che prima cosa da vedere nel babà, l'apertura. Bello zuppo. Buono nel sacco del babà che diamo noi ai turisti in Italia. Oh, le colazioni di Stilio stanno sempre bene. Il rum veramente tanto leggero, quasi non si sente l'alcol. Però sei un ragazzo spagnolo, ti vuoi assaggiare un babà, stai passeggiando qua accanto, hai vinto te. E mo passiamo all'ultimo ospite di questa colazione, la sfogliatella. Tiè, eccola qua, puoi fare anche così. La sfoglianza, un minimo c'è, non c'è la frutta candita dentro. E invece sì, poca, però ci sta. Un po' un ciocco a masticarla. Il ripieno però era veramente umido, poca frutta candita, ma gli stava. Anche qui abbiamo un prodotto che se lo incontri per strada mentre cammina non ti viene voglia di fargli uno scambetto. Quindi ufficialmente la colazione italiana a Barcellona ci è andata bene. Pagato, il proprietario ha chiesto di non essere ripreso. Ci abbiamo il babà su 3 euro, il cornetto 2 euro e la sfogliatella 2,50 euro. In linea forse un po' sopra rispetto ai prezzi italiani. Non rispetto ai prezzi napoletani, ce ne aveva pure lui a dirlo, rispetto ai prezzi italiani. Due mesi fa ho preso una sfogliatella da Attanasio e tra un po' erano loro che dovevano pagare me per quanto veniva poco. Comunque, dai, ora passiamo al pranzo, ci vediamo tra un po'. Oh, è l'ora di pranzo e siamo alla Sagrada Famiglia, posto peggiore dove mangiare italiano nel mondo, forse. No, dai, ce ne saranno di peggio. Abbiamo trovato Google Maps, aperto 2 secondi, qua dietro ci dovrebbe stare un ristorante italiano. Pizza, pasta, andiamo a vedere. Oh, eccolo là. La Piacenza. Siamo arrivati. Ci sono 46 tipi di pizza. Ci hanno consigliato quella al tartufo, quindi proveremo quella. E qui tutta la pasta, tra cui naturalmente l'immancabile carbonara, chiamata qui Piacenza. Poi ravioli e tortellini. Apriamo un paio di cose e vedremo. E è arrivata la carbonara. €11,60. L'odore è quello di quando Netflix te si rinnova in automatico senza che gli hai dato il permesso. Come carne ci abbiamo il prosciutto e la crema non è proprio promettente. A completa tutto una bella spolverata di prezzemolo, è un po' un incubo. Assaggiamo. È un bello zuppone, è proprio un pappone.
La crema è ai limiti della maionese. Sta pasta c'ha un ruolo come bullo nella prossima serie TV liceale, in cui il protagonista viene picchiato dal quarterback della squadra di football della scuola e da lei. Altro assaggio. Non c'ha manco il sale, l'unico sapore che senti è una sensazione di scivolo. Va subito giù. È pasta a forma di disgorgante. Oh, è arrivata pure la pizza. Formaggio, uovo e tartufo, la truffle pizza costa 14,60 euro. Poi pizza. Loro la chiamano pizza, l'ONU la chiama crimine di guerra. L'inchiesta è attualmente in corso. Se la solleviamo, non sembra troppo bella. Più che altro mi dispiace per l'uovo, perché sembra che è stato frenzionato dalla pizza e sta isolato qua, arcipelagato qui. Tagliamo la fetta, intanto l'uovo si è fuso e prendiamo. Il profumo del tartufo è molto leggero. Nonostante questo, cattivo, arrogante. E la pizza non è neanche il discorso di parlare dell'altezza, è più un basso rilievo. La pizza del supermercato è molto più buona. L'impasto è quello che usa Amazon per fare i pacchi. Il formaggio è al limite del bruciato. E 14 euro per questa pizza, probabilmente il Ministero degli Esteri dovrebbe valutare un attacco preventivo. Comunque il tartufo ovviamente non è tartufo, ci avranno un motorino in cucina, ci sgasano sopra prima di portarti la pizza. Io e Giulia siamo leggermente provati e mi sa che ci alziamo. Così, manco pagamo, famo il vento, dai. Andiamo a pagare, andiamo via. Mi sto sentendo male. Mi sto sentendo malissimo. Mi sembra di aver ingerito dello slime già ingerito da qualcun altro. Forse si sta definendo un pattern, perché la pasticceria magari è più complicata di fare un piatto di pasta. Ho detto complicato, non difficile, perché fare una buona pasticceria è difficile, fare un buon piatto di pasta è difficile. Però fare una pasticceria, per quanto cattiva, è comunque te ci devi mettere. Invece fa un piatto di pasta schifoso, compri la pasta, compri l'uovo e la maionese, ci metti del prosciutto, carbonara. Adesso che facciamo? Camminiamo 2-3 rette, digeriamo, un piccolo passaggio al reparto di gastroenterologia dell'ospedale di Barcellona, lavanda gastrica e poi cena. Senti, ma mi spieghi una cosa? Perché Francesco viene a fare i video belli dove mangiate nei posti buoni, io devo venire a fare ste cose a Amsterdam, a Barcellona, in sti posti? Però io ti voglio bene giù, Si vede. Io ti voglio bene. Oh, siamo alla quinta doccia, al sesto cambio di vestiti di oggi, tra un po' c'è l'aereo. Ci abbiamo il tempo per una piccola merenda. Qui accanto, proprio dietro a Giulia, c'è Luigi, gelateria italiana artigianale. Direi andiamo immediatamente. Magari così a vista non sono troppo promettenti, però mo vedremo. Ti ricordi il video che abbiamo fatto col gelato con Manny? Tendenzialmente non rispettava quasi nessuna delle lezioni che ci ha dato quella volta. Il medium, questo qui, sono solo due gusti e costa 3,40 euro. Abbiamo preso crema di latte e pistacchio, vediamo. Crema di latte è quello tipico delle gelaterie un po' più commerciali. Che non vuol dire che sia cattivo, solo un po' anonimo. Il pistacchio invece è sempre una cosa complicata, vediamo. Sta a colare tutto questo caldo. Il pistacchio invece è proprio quello brutto, cattivo, greve, ignorante che si dà ai turisti a Venezia quando bisogna truffarli malissimo. Strano anzi che non abbia un colore più acceso, perché di solito è quello che spinge un po' di più la vendita. No, proprio no. Anche se nonostante questo, mi aspettavo peggio. È proprio da 5 su 10, senza ignominia, semplicemente uno che sta agli ultimi banchi e non si impegna troppo prima della fine dell'anno. Quindi sai che ti dico, pure la merenda ci è andata male, ma manco così tanto, dopo sto pranzo non ci andrà male niente, però vabbè. Questo significa che ci vediamo alla cena stasera all'aeroporto. A dopo. Mi sono dimenticato la cialda. Assaggiamo la cialda insieme. Pure qua stiamo sulla cialda in sapore greve commerciale, quindi aeroporto, ci vediamo dopo. E siamo in aeroporto, quindi vuol dire che come tradizione nostra ormai cerchiamo la cosa più italiana qua dentro. Tiè, guarda che bello la Donatella, Venezia 1946. Ci abbiamo tutto, dalle lasagne, guarda come sono stupende, fino a questo incredibile pezzo di pizza. Addirittura pinza, focaccia, wow. Menzione onore però per lei che c'erano questo padellino, le finocchie avanzate e ce l'hanno versati sopra. Cura, amore, prestigio e arte. Sui muri ci stanno i cartelli in francese. E eccoci qua, pronti.
Ecco la lasagna per 11 euro. Apprezza la bellezza, ama la venerala. E qui invece il mostro di Loch Ness, la pinza addirittura. Zucchine scamorzia, scamorza vecchia dei giorni, dentro ste zucchine in verticale di questo abuso edilizio, pomodorini a caso. La pinza viene 7,50 euro. Non so come si dia un morso, ma ora lo scopriamo. Dagli col morso. La fai facile, la fai. Vediamo. L'hanno riscaldato, ma il cuore rimane congelato. L'impasto è proprio di gomma, non è assolutamente una pinza. Le zucchine sono al limite del crudo. C'è presente la mensa degli ospedali? I cuochi che non riescono a far bene la mensa per gli ospedali li mandano qua. Con tutto il rispetto per i cuochi del San Camillo, però il sapore è un po' viscido. E mai in vita mia avevo masticato un gavettone. Altro morso. Ma poi quante zucchine sono? Sono 2 kg di zucchine. Sto a masticare il bancone della verdura di piccolo cazzarolo. Ci sono 7 kg di verdure dentro. Finiamo questo gormita di dolore e andiamo a assaggiare la lasagna. Allora, gli strati dentro. Guarda, è brutta, ma questa manco tanto. Posso essere sincero, no? Sotto è un po' pallidina anemica. Il sugo è per lo più sopra. Però queste cose per i turisti le facciamo pure in Italia, non c'è bisogno di andare all'estero. Ci abbiamo già lo sporco in casa, quindi assaggiamo. La lasagna non è buona, però è quella che facciamo al centro di Roma ai turisti, quindi senza colpo ferire. Naturalmente questa non è carne, ma sono incubi masticati. Questa addirittura si può finire senza manco star male. Poi ovviamente è costata 11 euro, vedeva, che mette un po' paura, però finimo e chiudiamo anche questa volta questo uragano alle sterche e a questo format. A tra poco. E anche oggi mi sento male. Bello che Giulia abbia smesso di mangiare, perché giustamente sta cercando di pensare alla sua salute. Cosa abbiamo imparato? A parte che mi interessa sta cosa che stiamo appurando piano piano delle colazioni italiane all'estero, che sembrano carine a tutti gli effetti sempre, al di là anche dei video di solito, però sicuramente c'è un sacco di schifo da scoprire. Per il resto è stato sempre brutto, sto video fa sempre male, però ti ricordo le solite cose. Innanzitutto grazie del follow, del like, del commento, del qualsiasi cosa. Se vuoi proporre idee qua sotto basta che scrivi Pratt ti sfido a, Pratt ti sfido a mangiare tutto il menù di un All You Can Eat, Pratt ti sfido a mangiare tutto il menù di Euro Disney, che l'ho sempre voluto fare. A quanti like avevo detto facciamo la prossima puntata di questo format? 8000 per andare a Parigi? Non me lo ricordo, però quelli. E detto tutto questo, oh, ci salutiamo. È stato un piacere stare insieme, noi ci vediamo a un prossimo video. Bella zio.